Ripartiamo dalle bellezze. E questo è il motto promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, che dopo il lungo periodo di lockdown dovuto al coronavirus, si appresta a rilanciare, seppur gradualmente, gli eventi estivi tra le bellezze del territorio. È il caso di Villa Campolieto, che ospiterà due eventi di prestigio per il 31° Festival delle Ville Vesuviane. L'inaugurazione della rassegna affidata alla Musica è pericolosa, concerto del premio Oscar Nicola Piovani con la Compagnia della Luna, che si terrà martedì 21 luglio, ore 20. E Conta su di me, che vedrà insieme il cantante dei Marlene Kunz, Cristiano Godano, e il poeta Davide Rondoni, domenica 26 luglio, ore 20. Ai microfoni di TV City, il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gianluca Del Mastro. La ripartenza per noi è stato il primo obiettivo fin dal primo momento di chiusura. Abbiamo lavorato instancabilmente per cercare di organizzarci al di là dei decreti, insieme ai decreti, per tutte le evenienze. E finalmente oggi possiamo proporre un programma per il 31° Festival delle Ville Vesuviane. Un festival che è già per noi iniziato il 29 giugno con le celebrazioni leopardiane e che continuerà straordinariamente con il concerto di Nicola Piovani il 21 luglio e il concerto di Cristiano Codano il 26. Quindi due eventi importanti proprio nel segno della ripartenza per incidere sulla vita del territorio e dare un segnale forte di attaccamento alla vita e alla valorizzazione delle straordinarie strutture che gestiamo.